Cremonese-Inter 1-2, il gol di Okere che poi la doppietta decisiva di Lautaro Martinez decidono questa partita che per il momento riporta l'Inter al secondo posto in attesa delle altre partite che si giocheranno in questo weekend di campionato. Siamo nel post partita dopo il fischio finale di Cremonese-Inter in diretta con la community di Passione Inter, anche oggi la nostra è stata la diretta ampiamente più seguita in Italia per commentare l'Inter. Andiamo a dare le pagelle, i voti ai giocatori dell'Inter scesi in campo stasera. Lo facciamo come sempre con il nostro tier maker. Questo che troviamo in cinque fasce: dove troveremo in alto l'MVP, il migliore in campo di questa sera, quello che ha fatto la miglior prestazione, top per quelli andati particolarmente bene, ok per i giocatori sufficienti o comunque hanno fatto una buona prestazione rimandato quelli sotto la sufficienza e flop quelli che hanno fatto invece particolarmente male. E nonostante la vittoria sia stata un po' tirata sul campo della Cremonese, oggi non credo che ci sia qualcuno che merita di finire tra gli insufficienti nei flop. Partiamo dalla porta da André Onana. Oggi Onana ci ha fatto correre qualche rischio, qualche brivido proprio nel finale. E a me oggi direi una prestazione normale, sufficiente, pieno per, per Onana, che sul gol è assolutamente incolpevole. Perché Okereka ha tirato fuori un gol palesemente imparabile o, o quasi. Quindi, per me è un ok, bello pieno, non andrei molto più su, sinceramente, per Onana. Perché molto più su, secondo me, ci troviamo invece Matteo Darmiana. Ragazzi. Io sono di parte, io stravedo per Darmiana dal giorno 1, da quando tanti lo criticavano. E io invece non vedevo l'ora di vederlo in maglia. Inter sta sostituendo D'Ambrosio. Secondo me, ad un livello superiore, come non me ne voglia D'Ambrosio, però come esperienza e come anche tecnica, anche oggi in un ruolo che in teoria non sarebbe suo. Ha fatto una prova quasi perfetta, quasi perfetta: ha messo anche il piedone su una palla che stava per infilarsi in rete. Quindi, per me, è un top tra i migliori in assoluto. Su Acerbi voglio sapere un po' la vostra. Su Acerbi voglio sapere la vostra. Acerbi ha un po', diciamo, sul groppone quel giallo preso per un'imprecisione dopo che aveva fatto un buon intervento. Si era fatto prendere in velocità da Okere che era riuscito con l'esperienza e l'arguzia a recuperare il pallone, un tocco non perfetto sul quale poi è stato costretto ad intervenire uh, in ritardo con uh, la gamba e Quindi fallo e cartellino giallo è stata una buona prestazione secondo me quella di Acerbi, però non lo metterei sopra Darmian personalmente, mm, forse, forse lo metto, però dai, alla fine sto ragionando un po', mi sto riguardando la partita internamente, diciamo uh, velocemente, la sto recuperando e Mi è sembrata una buona prova su un campo difficile. Sufficienza bella piena. Dai, sufficienza bella piena. Gli do un ok sopra unana, ma sotto Darmian, su Bastoni invece, su Bastoni, invece, secondo me, è cresciuto nel finale. È cresciuto col passare dei minuti. Secondo me, dalla sua parte, qualche cross poi nel finale è arrivato. Non ha fatto la sua classica partita dominante in supporto agli attaccanti, secondo me, però è una partita anche lui da sufficienza piena. Lo metterei qui sotto Darmiano lo stesso. Mi è piaciuto comunque che, che è stato dentro la partita fino, fino all'ultimo. Questo, secondo me, eh, gli andrebbe riconosciuto nella sua valutazione, però, i top, secondo me, sono altri in questa in questa occasione, lo metto leggermente sotto dai leggermente sotto sotto darmian un po sotto darmian però è, è un 7 pieno secondo me bastoni oggi 7 7 meno 7 7 7 meno un po sotto darmian uh, centrocampo ecco qui dunfris per esempio invece oggi per me dunfris ha fatto una grande partita ha fatto una grande partita soprattutto perché uh, lo aspettavamo lo attendavamo lo dicevo ieri in diretta dicevo ragazzi sono quasi convinto che sia stato tolto dal mercato perché non sono arrivate offerte e quindi tornerà in campo. Le esclusioni sono state sicuramente esclusioni per questione di mercato. E, e quindi oggi si è rivisto un Dumfries libero dai pensieri, si è sbloccato. Ha fatto molto di più di quello che gli abbiamo visto fare nella prima parte di stagione. Per me oggi è una gara da top pieno, qualche sbavatura, però ha fatto anche delle giocate in avanti molto importanti un Dumfries così ho pochi dubbi sul fatto che possa essere titolare da qui in avanti e quindi se lo merita, così come ho pochi dubbi che Darmian lì dietro possa eventualmente sostituire Skriniar, quindi abbiamo fatto delle, delle prove. A me oggi Dumfries è piaciuto, gli manca un pizzico di precisione in più nella parte finale però ho avuto. comunque davanti aveva un buon esterno come Valeri, quindi è piaciuto. Gagliardini, ragazzi, vi voglio, vi voglio vedere sulla prestazione di Gagliardini. A me non è dispiaciuto oggi Gagliardini. E sarà l'effetto fascia nel finale. L'ho visto cotto fisicamente perché nel finale eravamo tutti cotti. Dai, uh, non, uh, non ho avuto modo di incidere più di tanto perché eravamo tutti stanchi. A centrocampo siamo sempre molto stretti. E gli do un ok pieno. Non, non vorrei, ecco, secondo me su su Gagliardini si rischia un po' l'effetto che siccome ti aspetti sempre c'è tanto pregiudizio su di Gagliardini su Gaiardini quindi ti aspetti che possa fare l'errore eccetera invece oggi l'ho visto in partita ad un certo punto nel secondo tempo secondo me soprattutto al, al ridosso del cambio con l'ingresso di Aslani eh, un attimo abbiamo perso quasi completamente il controllo del centrocampo c'è stato un attimo di sbandamento abbastanza importante però ho fatto una prova onesta dai c'era no che voto date a ciala lo metto eh, ciala oggi è sufficiente anche lui adesso sto rielaborando siamo appena conclusa la partita è stata una live uh, bella intensa uh, direi ok non, non andrei sopra non lo ricordo super presente in zona no però nel primo tempo ho fatto anche un paio di buoni recuperi quindi anzi anzi sto, 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 sto ripercorrendo anche la partita di Cernoglu a me non è dispiaciuto in realtà Ciala non è dispiaciuto Ciala c'è stato un intervento in ritardo dove ha commesso un fallo che gli ha costato la munizione, però è stato comunque importante e ok gli do l'ok okay. per Ciala Mikitarian, datemi il voto di Eric Mikitarian. Mikitarian lo stiamo spremendo uh, letteralmente. È stato importante nel, uh, nelle due fasi. Uh, dietro, ragazzi, per me Mikitarian ha sempre tanti limiti. Tanti limiti. Nel finale è veramente crollato. Io a Mikitarian do l'ok okay solo perché lo stiamo facendo giocare da 11-12 partite ormai consecutive. Uh, altrimenti la prestazione in sé, secondo me, soprattutto nel finale, ne risente un pochino. Quindi, non era più molto lucido e un po' ha perso. Gli do un ok meno perché lo stiamo veramente cuocendo a puntino. Uh, di Marco, di Marco, che stava per trovare un super gol, un super gol clamoroso con un tiro di sinistro dove Carne Secchi fa. Uh, un intervento decisivo e sul quale poi si avventa l'Autaro Martinez, che non riesce a ribadire in rete. Uh, non, è stata una, non è stata la prestazione migliore di Di Marco. Ok, dai, gli darei l'ok okay perché abbiamo vinto, altrimenti secondo me avrebbe rischiato un 6- meno non pienissimo per me. Veloci poi con gli attaccanti, ragazzi. Gli attaccanti c'è poco da dire. L'Autaro Martinez è MVP assoluto. Prestazione totale oggi prestazione da leader oltre che da capitano perché non basta una fascia ad essere leader e, uh, e lo abbiamo visto lotta recupera palla a supporto dei compagni e non solo quindi voto assolutamente mvp totale per me oggi lautaro martinez uh, ed in lo metto un gradino sotto è stato un po' egoista, secondo me. E... Però la palla per il 2-1 di Lautaro è una giocata decisiva. E, e poi la classe di Dzeko, l'esperienza è sempre importantissima. Per cui do un voto top anche a Dzeko. Per la panchina direi... Tutti ok, Gosens, uh, Lukaku, li metterei tutti, tutti lì. Mi è piaciuto, se devo segnalarne uno, Aslan è quello che mi è piaciuto un po' di più per l'atteggiamento con cui è entrato. Gosens ha fatto un paio di buone giocate, con, uh, uh, sulla sinistra ha fatto un bello stop, poi il cross dentro e ha gestito un paio di buoni palloni. Correa qualcosina ha fatto, però c'è stato poco tempo anche per incidere. Lukaku qualche segnale. Secondo me. Da sponda, da, da gioco, eccetera, l'ha dato. Qualche segnale l'ha dato, ma ci aspettiamo sicuramente di più da lui per poterlo giudicare. Uh, non, uh... Sì, ragazzi. Io su, sui panchinari che sono subentrati, ecco mi, mi tengo un po' così. Do solo qualcosina in più ad Aslani perché rispetto agli altri ha inciso di più. Gosens, sono d'accordo con Rossana. Aveva troppa fretta di passare il pallone. È vero, è vero, invece, bisognava gestire un po' di più i palloni. Per quanto riguarda poi la pagella di Inzaghi, ad Inzaghi do un ok. Normale un okay normale perché ha vinto la partita grazie al fatto che, comunque, l'Inter è nettamente più forte, ovviamente. Della Cremonese. Non ci ha messo nulla di particolarmente suo, secondo me. I cambi sono stati molto normali, conservativi uomo per uomo. Mi aspettavo, ero curioso di vedere un po' di più Aslani dall'inizio, mi aspettavo di vedere un po' Gosens magari anche dall'inizio. Ha avuto ragione il mister perché la partita l'ha portata a casa, però dicevo prima, se devo scegliere tra un giocatore che sta per andarsene e uno che è di mia proprietà, cercherei di valorizzare il mio giocatore di proprietà che ha bisogno di minutaggio. E su un campo come quello della Cremonese lo si poteva fare, però... Uh, oggi gli diamo la sufficienza anche perché non ci sono state particolari cose da segnalare. Queste sono le nostre pagelle. Voglio sapere i vostri voti anche nella chat, nei commenti. Vi aspetto ovviamente qui sotto. Vi ricordo che se volete dare i voti insieme a noi, potete farlo intervenendo durante le nostre live, dopo ogni partita. E quindi potete iscrivervi al canale per non perdervi neanche una delle nostre dirette per uh, votare e partecipare insieme a noi a Tifare. Inter, ovviamente. Vi ricordo poi ovviamente il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se ancora non l'avete fatto vi aspettiamo nella nostra community dei sostenitori di Passione Inter, dove tutti i giorni ci sentiamo 24 ore su 24 per parlare di Inter e di Interismo.